Google, che tempo fa oggi ad Aosta? Ad Aosta oggi ci sarà pioggia, con una massima di 18 gradi e una minima di 9. Al momento ci sono 13 gradi e pioggia. Forse è il caso di stare nel reparto dei maglioncini o comunque delle maglie piuttosto pesanti oggi. Sì, potrei mettere questa, ma mi sa che è fin troppo leggera con 13 gradi. Vabbè, fantasia, portami via, mi sa che mi metto una felpa. E buongiorno, io sono praticamente pronta per uscire. In realtà avrei voluto iniziare il vlog molto prima perché tra una cosa e l'altra sono già le 10:20 passate, però alla fine ho sistemato un pochino casa, fatto due lavatrici, ho fatto anche una chiamata di lavoro, risposto a un paio di mail e quindi tra una cosa e l'altra riesco ad iniziare solo. Ah, ecco, mi stavo già dimenticando una cosa che mi ero anche tra l'altro preparata perché volevo farveli assolutamente vedere, ossia gli orecchini di Versace nuovi, che in realtà li ho già sicuramente spoiler, cioè chi mi segue su Instagram li ha già sicuramente visti perché ieri appena li ho ricevuti non vedevo l'ora di utilizzarli per fare nulla, perché in realtà non ho fatto assolutamente nulla ieri sera, però volevo metterli e vedere come mi stavano, quindi li ho spacchettati immediatamente proprio nelle stories. In realtà niente di che, perché ho fatto tipo un unboxing dei miei con una mano sola, quindi non riuscivo a fare le cose agevolmente e appunto sì, finito qua. Però mi sa che viste le reazioni che ho avuto alla storia sono piaciuti un sacco anche a voi. E infatti ho ricevuto anche diversi direct a riguardo, in realtà li ho presi direttamente sul sito e li ho presi su consiglio di Nicole, perché lei li ha già da non so più quanto, ma penso che siano diverse settimane o comunque è già diverso tempo e si è trovata super bene, quindi me li ha straconsigliati ed effettivamente mi piacevano molto su di lei, ma devo dire che anche su di me non mi dispiacciono, poi insomma mi farete sapere. Perdonatemi se non ho aspettato oggi, che in realtà potevo perché sono arrivati tipo ieri alle, boh, saranno state le 3, 3 e mezza, quindi potevo anche evitare e aspettare fino ad oggi, però non lo so, volevo assolutamente provarli e mandare la foto a lei, quindi non ce l'ho fatta. Ma tanto oggi poi, cioè quando torneremo in realtà, perché ora, come si sarà capito, devo uscire, però quando torniamo, non preoccupatevi che ci sono tantissime cose. E sì, ci sono anche delle cose che non vi ho fatto vedere nel video che esce oggi, che voi avete visto ieri, che è quello di Shein. Ma facciamo tutto con calma, una cosa alla volta. Il momento unboxing ci sarà anche nel vlog di oggi ed è sicuro. Ecco, a proposito di unboxing, mi è già venuta in mente una cosa che invece spacchetto subito e non nel pomeriggio perché è una richiesta che avevo ricevuto da voi, mi avevate detto di provare o comunque mi avevate segnalato queste mascherine. Non è assolutamente una collaborazione, cioè è una cosa che mi avete segnalato voi e le ho comprate su vostra segnalazione, nonostante le avessi notate anch'io perché ho visto che su Instagram vanno per la maggiore, sono tipo You Mask, questo è Refill e questa è la mascherina, dovrebbe essere modello 2. No, volevo usarle subito, ma in realtà devo leggermi ancora bene tutte le istruzioni, le modalità di utilizzo e tutte quelle cose lì, quindi visto che sono come sempre, non di corsa, però vorrei riuscire a fare più cose possibili questa mattina, così oggi pomeriggio stiamo un pochino più tranquilli anche perché il tempo non invoglia a stare in giro e fa un freddo allucinante, considerate che c'è anche la neve, adesso appena usciamo ve la faccio vedere, ha nevicato in montagna, per fortuna non qui, però se considerate che siamo tipo quasi al, no, siamo quasi, oggi è il 10 mi sembra. Google, che giorno è oggi? È mercoledì 10 giugno Ok, 2020. grazie. Ok, effettivamente siamo al 10 di giugno e c'è la neve sulle montagne, quindi insomma non ho tutta questa voglia di stare in Mi giro. dispiace, al momento non so come esserti d'aiuto, ma non smetto mai di imparare. Quello anch'io e non smetto mai di fare queste figure, ma va bene, insomma, vediamo di fare tutto stamattina e la questione mascherina magari poi la provo e vi faccio sapere, visto che so che in tantissimi mi avevate chiesto insomma di acquistarla e di testarla, però voglio leggere bene perché appunto non ce l'ho mai avuta, quindi visto che c'è scritto ci sono le istruzioni, le ore di durata e tutte quelle cose lì, meglio leggersele bene e usarla correttamente. Ma chi stamattina sembra un sacco arrabbiato? Cos'è questa espressione?
No, c'ho solo sonno, mi sa, però a volte ha questa espressione che è stranissima, sembra tipo che guardi un po' storto, con un occhio mezzo aperto e uno chiuso, aria minacciosa. E qui invece c'è chi non si è nemmeno accorto. Buongiorno, eh. Buongiorno, anche a Tiffany. Ehi, che sonno con questo tempo che ci viene. Infatti la mamma sarebbe volentieri a casa, ma ha tante cosine da fare. Oggi promesso che vi risparmio tutta la parte, vado dal, cioè tutta la parte commissioni noiose, tra cui c'è ovviamente il commercialista, ma visto il periodo sappiamo che è una cosa che succede tutti gli anni, tipo in questo periodo dell'anno potrei sempre fare tipo vivo 20, no, più di 24 ore per quante volte ci vado, vivo 24 ore dal commercialista e poi devo passare in banca, in posta, insomma. Devo fare tutte le commissioni noiose, ma quelle lì ve le risparmio e poi se mi avanza tempo vediamo quanto ci metto, ma vorrei anche appunto andare a fare la spesa già che siamo in giro. Spero di non essermi vestita troppo leggera o che nel caso non ci sia la coda, perché se no sono a rischio congelamento, ma non ci ho pensato, volevo troppo, cioè sto usando, ve l'ho detto, tutte le cosine che avete scelto voi e volevo un sacco usare questo qui è il giubbottino di Snoopy, no, di Snoopy, di Mickey Mouse, quello che mi avevate scelto voi su Zara, se non sbaglio, forse era su Zara, sì. Sì, nell'ultimo video, quello in cui avete deciso voi il mio shopping, sì, sto mettendo praticamente tutte le cosine che avete scelto, facesse più caldo, riuscirei ad utilizzare anche le altre, ma insomma, non pensiamoci e vediamo di intanto andare dal commercialista, che sicuramente sarà la cosa un pochino più lunga tra quelle che devo fare oggi. E poi se mi dovesse avanzare anche un pochino di tempo, visto che è tipo una delle primissime volte dopo un sacco di mesi che vengo in via, vorrei anche fare un giretto magari da Tezenis o da Calzedonia o in entrambi i posti, se riesco anche un pochino da Intimissimi, per vedere le novità e vedere anche i costumi per un eventuale prossimo video. Io ho decisamente finito prima dal commercialista, come si può vedere dalla mole di sacchetti. Adesso mi do un contegno, voglio solo entrare ancora in un posto. Hanno messo lo stand di MAC qui ad Aosta, incredibile. Decisamente si vede che era un sacco di tempo che non andavo per negozi. Non volevo esagerare, ma alla fine sì, ho un po' esagerato. No, ma poi è stato anche tipo un po' un segno del destino. Sta iniziando a piovere, aspettate che vado in macchina, però considerate che hanno aperto e l'ho appena scoperto, hanno messo uno stand di MAC dentro nella profumeria Naima e io ignoravo totalmente l'esistenza di questa cosa, quindi appena me ne sono accorta ho detto no vabbè, io avevo bisogno del correttore, avevo bisogno, cioè bisogno no, però sì, del correttore sì. Poi vabbè, ero lì, ho visto che avevano messo anche tutto uno stand con la collezione di rossetti eccetera eccetera e quindi sì, mi sono data un pochino alla pazza gioia, però vi farò vedere tutto meglio quando arriviamo a casa, anche perché adesso è assolutamente il momento di andare a fare un pochino di spesa. 12.04, infatti la situazione coda mi sembra molto gestibile. Unica cosa, dobbiamo ricordarci assolutamente prima di tornare a casa di mettere benzina, perché domani devo avere il pieno e sì, sono rimasta di nuovo a secco quasi. Comunque è una cosa a cui penseremo dopo, adesso approfittiamo dell'assenza di coda e fiondiamoci a prendere le cosine. Sto venendo alla CIDAC non solo perché è la CIDAC, ma perché sapete che qui hanno riattivato le casse rapide a differenza del Carrefour dove non ci sono e quindi faccio in teoria anche più in fretta quando devo pagare. Unica pecca, qui non trovo mai le patatine virtual, ma forse è meglio così perché ho già preso un sacco di schifezze. Le ho trovate, le ho trovate. Come sempre mi portate un sacco fortuna. Oggi infatti non credo che vi farò neanche lo svuota la spesa perché mi vergogno di me stessa per tutte, cioè per la quantità incredibile di schifezzacce che ho comprato. Sì, le casse rapide sono un'assoluta salvezza, considerate che ho già finito, adesso corriamo a casa perché ho preso anche, visto che non erano sufficienti, anche altre due Big Americas e quindi devo metterle assolutamente in congelatore. Anche perché stavo guardando adesso la telecamera, è arrivato un pacco che avrà preso un sacco di acqua, quindi andiamo subito a vedere. Non riuscivo a portarlo dentro con una mano sola, ma appena l'ho visto già dalla videocamera mi sembrava di aver intuito che cosa fosse. Adesso che ho visto il mittente so già di cosa si tratta e non vedo l'ora. So già di cosa si tratta perché in realtà ieri sera ho ricevuto su Instagram un direct dal caseificio Locaputo, che sapete che è una delle aziende che ho conosciuto in occasione del video in cui compravo dalle vostre imprese, insomma il solito video, e ieri mi hanno fatto questa mega sorpresa perché mi hanno scritto proprio che c'era un pacco in arrivo. Non mi aspettavo che sarebbe arrivato già oggi, però
mi ha detto proprio nel direct che c'è anche una sorpresa per Chef Luciano, precise parole, ve le sto riportando esattamente come me le hanno scritte. Quindi prima di spacchettarlo da sola voglio aspettare che ci sia mio papà, perciò ora lo sento e cerco di capire se riesce a venire in qua magari dopo pranzo, oppure se ha da fare magari vado in là io, però ci tengo che ci sia anche lui perché voglio vedere la faccia, cioè non voglio spoilerargli nulla. Che non se lo aspetta sicuro, però voglio vedere la sua. Io non so cosa c'è all'interno, non ho proprio nessun'idea. E ovviamente in questo caso è un regalo che mi hanno mandato loro. Tra l'altro, appunto, me l'hanno detto a cose fatte, se no avrei sicuramente detto che non c'era bisogno. Però mi sa che quando lo aprirò inizierò a dire sì, che c'era bisogno, sì, perché avevo finito tutto, tutto, tutto quello che ho ordinato. Quindi sono gasatissima e vorrei sbirciarlo per magari mangiare qualcosina di quelle cose a pranzo. Però è giusto, secondo me, far fare l'unboxing a mio papà. Questa volta voglio troppo sentire le reazioni. Una cosa però della spesa devo farvela vedere perché mi ha migliorato la giornata. Considerate che ho chiamato, cioè ho videochiamato addirittura mia mamma per farglieli vedere. Ho trovato gli gnocchetti tricolore che sono, non so se lo sapete, ma la mia tipologia di gnocchi preferita in assoluto. E questi sono addirittura di pasta fresca perché io di solito li trovo solo da Lidl e solo diciamo confezionati. Questi invece sono proprio della stessa marca di cui compro gli gnocchi di solito alla CIDAC, quindi ce li mangiamo subito adesso a pranzo, anche se avevo previsto di fare una ricettina un po' più elaborata, ma non posso aspettare fino a questa sera, li voglio troppo mangiare subito. Ovviamente li facciamo con burro e salvia, così ne approfittiamo per assaggiare anche la salvia che più o meno sto cercando di coltivare io, anche se con scarsi risultati per ora. Comunque la mia salvia non sarà tanto bella da vedere, ma ha un profumo meraviglioso, eh. Sono molto soddisfatta. Dovrebbero essere quasi pronti. Tempo di mandare la foto a mia mamma, anche se mi sa che ho esagerato un pochino con il burro e potrebbe accorgersene, quindi devo fare una foto tattica e poi posso mangiare. Buon appetito, non potete capire la mia gioia di averli trovati freschi. E comunque la mia salvia merita veramente tantissimo. È veramente buona. Forse li ho fatti solo andare un pochino troppo, mi sa, però sono ottimi. Mi sono messa in tenuta decisamente più comoda e ho già telefonato mio papà che mi ha fatto troppo ridere perché non volevo spoilerargli il tutto, però volevo insomma fargli capire che era necessario che venisse qui, non c'avevo tantissime scuse. Infatti quando mi ha risposto ho realizzato che potevo un attimo pensarci prima di chiamarlo, vabbè, però ho fatto tutto d'istinto. Comunque appunto gli ho chiesto se riusciva a passare in qua e inizialmente mi ha detto ma sì, passo verso sera, insomma, nel tardo pomeriggio. Perché oggi pomeriggio voleva andare a fare due cosine nella casa in montagna, vabbè, robe. E poi mi fa: ma che sorpresa? Perché gli ho detto che c'era una sorpresa per lui e che ci tenevo a dargliela, però che non potevo andare fino là anche perché pesa un sacco il pacco e quindi ho paura che caricandolo in macchina potrei fare dei danni. Comunque, alla fine della fiera mi ha detto: dimmi di che sorpresa si tratta. Appena ho detto sorpresa culinaria, sta arrivando, quindi penso che sarà qui a minuti. Quindi già si sono interrotti tutti gli impegni che sembrava avere per il pomeriggio, come ha sentito che si parlava di cibo. Sì, forse avrò preso da lui, probabilmente. Comunque, dovrebbe arrivare davvero a minuti. È appena arrivato mio papà e ha detto che spacchetterà lui tutto. Non avevo dubbi. Vai, papà, puoi spacchettare. Che vedrai che c'è anche una cosa che non ti aspetti. Davvero? Vedrai, vedrai. La sorpresa in realtà era culinaria in questo senso. Vai. Pesare Sì, pesava. pesare, sì. Adesso vediamo un po', E ce l'abbiamo forse fatta. Si apre, pa? Vai. 3, apriamo il 2, forziere. Ma è 1. un forziere Hai questo. visto? No, vabbè. Caspita. Questo credo che sia il ghiaccio, vero? Sì, Sì. guarda il ghiaccio. Guarda quante cose fa. Senti che Mamma mia, profumo. ma questa qua poi è un... No, vabbè. Cioè, viste i prodotti dell'altra volta che erano spettacolari, No, questa vabbè, ma qui c'è volta... roba Ma... freschissima. Meno male che sei arrivato subito, papà, perché mi sa che dobbiamo. Queste devono essere mozzarelle. Adesso le apriamo, Sempre papà. del caseificio Lo Caputo. Sì, è tutto loro il pacco, Mamma papà. mia, Guarda madre. quante cose, tutte cose che l'altra volta non avevamo assaggiato. No, questa è tutta roba... Guarda, anche questa è fresca, eh. Mamma mia, che spettacolo. Hai Che spettacolo. visto? Cioè, la Non è qualità... tutto per te, No, pa, lo so, lo so. questo. C'è un bigliettino, aspetta, aspetta, pa.
c'è un bigliettino per Chiara. Non potete capire la faccia di mio papà quando gli ho detto che avrei interrotto il suo unboxing preferito, che devo dire che anche a me piace moltissimo, per leggere la lettera, però devo assolutamente leggerla con voi. Ciao Chiara, abbiamo voluto omaggiarti con qualche nostro prodotto fresco essenzialmente per due motivi. Uno, vogliamo dirti grazie perché dopo il tuo vlog le spedizioni sono partite alla grande, avendo un ottimo riscontro da tutti, e ci siamo fatti conoscere oltre il nostro piccolo confine. Due, ti abbiamo mandato tutti gli ingredienti per la crudaiola pugliese: orecchiette, mozzarella, cacio ricotta, devi solo aggiungere pomodori e basilico. Pa, possiamo fare la crudaiola? Oh, abbiamo gli ingredienti giusti. Grazie ancora di tutto, ti vogliamo bene, c'è una piccola sorpresa per Chef Luciano. Grazie, veramente, grazie mille. Sì, pa, continua, mio papà mi sta fissando tipo così perché vuole continuare l'unboxing, quindi continuiamo. Tra l'altro meno male che è arrivata la scorta di friselle, perché le avevo finite queste qui, oltretutto l'altra volta non le avevo provate, quindi se c'è qualche altra ricettina mi raccomando fatemelo sapere. E anche le orecchiette, che queste sono andate a ruba, praticamente le ho finite forse la settimana stessa, a mio parere. Che oltre ai prodotti di formaggi e così via, veramente squisiti, genuini, anche le orecchiette sono qualcosa di veramente buono, veramente. Sì, sì, sono buonissime. Sono buonissime. Formaggio al peperoncino. Ah, ok, ma magari è tipo quello dell'altra volta, però con il peperoncino. Non lo so. Stavolta non c'era l'etichetta, io sono un po' imbranation. Qui abbiamo un'altra ricottina, secondo me. Oh, sì, 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 per, sì. Per la consistenza, dico. Penso che siano quelle da grattugiare, penso. Questo qui ci serve poi anche quando dobbiamo fare le bruschette. Qua c'è un altro formaggio. Questo è morbido. Perché è tutto di produzione loro, Sì, sì, sì. Infatti, tra l'altro, sono stati super carini, perché sempre nel direct che mi hanno mandato ieri, quello di cui vi parlavo prima su Instagram, mi hanno detto che se dovessi riuscire, come avevo in programma, ad andare in Puglia per le vacanze, possono farmi fare tutto il giro nel loro reparto di produzione, quindi possono farmi fare un tour, e sarebbe secondo me una cosa molto carina che non abbiamo mai fatto nei video, e potrebbe essere una recensione on the road, non tanto, ma forse un dietro le quinte di una cosa che non ho mai visto fare, quindi a me incuriosisce molto, perciò incrociamo doppiamente le dita che riesca ad andare almeno quest'anno finalmente in Puglia. Poi qua abbiamo della mozzarella. Mio papà ormai si è impossessato di questo vlog. Non so se è una mozzarella o una burrata. Bisognerebbe aprirla. E poi ancora delle mozzarelle, dei bocconcini più che altro. Sono dei bocconcini? Sì, toccando. Meno male che ti ho chiamato subito, perché questo va messo tutto in frigo, la consegna, sono stati velocissimi. Veramente una roba... Sì, ce n'è da sbizzarrirsi qui. Anche perché, ripeto, è veramente della roba squisita. Sì, mettiamo tutto subito in frigo. Ok, ho messo già tutto in frigo, e questa volta devo dire la verità che mio papà si è fatto prendere un pochino troppo la mano. La gola, non la mano. La gola, e comunque sì, anche l'altra volta le avevo dato un po' di assaggi, però stavolta ha preso un po' più di cosine, quindi la prossima ricetta ce la cucina lui in diretta. Sarà un piacere. Sarà direttamente da lui. Un piacere sia farla che assaggiarla. E non avevamo dubbi, pa. No, adesso sto scherzando, però sono molto contenta se tramite il mio video sono riuscita a valorizzare, cioè mi fa piacere essere riuscita a dare il giusto valore a dei prodotti che sono veramente di una qualità eccelsa, e avevo tantissima paura, lo sapete, l'avete visto, di non riuscire a rendergli giustizia, invece evidentemente ce l'ho fatta, quindi questo per me è il miglior ringraziamento, cioè veramente grazie, grazie di cuore. Continuiamo con il pomeriggio unboxing come promesso. Tra l'altro, giusto per rimanere in tema con il video in cui ho comprato i vostri prodotti, mi è arrivato l'ultimo prodotto che ancora faceva cioè che avevo ordinato ancora per l'altro video, ma appunto c'erano stati dei ritardi di consegna e quindi l'ho ricevuto solo tipo qualche giorno fa, e aspettavo il primo vlog utile per farvelo vedere. Comunque mi aveva scritto Martina, rispondendo sempre al famoso sondaggio, a quel post che avevo messo nelle stories. Ciao Chiara, apprezzo molto questa opportunità che stai dando alle tue follower. Se dovessi scegliere il mio messaggio, visto che hai iniziato il workout in casa, ti lascio il link del mio shop, che appunto è www.olympicabs.com, dove ci sono appunto in vendita diversi oggetti che agevolano l'allenamento, come ad esempio queste fasce che hanno lunghezza varia e anche
che penso che si dica pesantezza tra virgolette, perché c'è quella più leggera, media, intermedia, pesante. E dopo un po' di peripezie è arrivato il mio ordine. Io in realtà ho preso, aspettate, perché c'è un bigliettino rosa con un bigliettino che a questo punto sì è per me, perché c'è scritto ciao Chiara. Ciao Chiara, ti ringraziamo per averci scelti e per la pazienza avuta. A causa della situazione ci sono stati continui disservizi in magazzino che hanno rallentato la logistica. Adesso siamo lieti di aver ripristinato la situazione, quindi in grado di assicurare nuovamente la spedizione entro 5-7 giorni. Nonostante tu abbia ordinato solo la banda più leggera, per sdebitarci abbiamo deciso di inviarti il set completo per i tuoi allenamenti con Diego. Non vediamo l'ora di vedervi in azione, issima compreso, non dimentichiamocelo. Abbiamo anche pensato, no, che cosa carina, hanno anche pensato a un codice sconto, lo scopro anch'io adesso con voi in diretta, 20% su ogni acquisto per i tuoi follower, Chiara 20, da inserire al momento dell'acquisto. Infine, per ringraziare i nostri clienti che come te ci hanno scelto, abbiamo pensato di aggiungere all'acquisto degli elastici un programma di lavoro da svolgere in qualunque posto senza ulteriori costi aggiuntivi. Un bacio a te e ai gattoni, a presto. Che carini. Adesso volevo farvi vedere che cosa è, c'è tutto il set, quindi in realtà farò fatica. Comunque qui è spiegato tutto, quindi il peso medio, leggero, più pesante, 1,2 mm, qui sarebbe molto più utile avere Diego che vi spiega tutto, perché io non sono brava, ma non vedo l'ora di fargli vedere, adesso poi più tardi lo videochiamo. E qui praticamente ci sono tutte le fasce, tra l'altro colore bellissimo. Quindi quella che avevo ordinato io era questa qui, più leggera, anche perché non avendole mai utilizzate non sapevo se sarei stata in grado di usare anche solo, per dire, quella media. Però insomma chiederò poi tutto a Diego e vi farò sapere prossimamente nei vlog. Oggi penso che, a parte che oggi non so se riesco ad allenarmi, però nel caso parto con quella light per sicurezza. Comunque, cioè, ancora sto guardando questi colori meravigliosi. E poi cosa molto carina, c'è anche la pochette che appunto serve per portare gli elastici. Vi lascio poi comunque anche il link al loro sito nell'info box e al massimo farò come avevamo fatto l'altra volta, che poi quando faccio la nuova puntata di questa serie di video inserisco anche insomma un pezzettino di questo vlog, visto che appunto non era arrivato in tempo e quindi non ero riuscita ad inserirli nell'altro video. Continuiamo l'unboxing questa volta con un prodottino gifted che mi ha inviato l'Iraq. Tra l'altro il sacchettino è completamente diverso da quelli soliti e all'interno ce n'è un altro fatto sempre così. Questa qui è una tisana all'arancia dei laboratori Lierac, miscela di tè nero aromatizzata con olio essenziale di arancia rossa, lasciare in infusione in acqua fredda o ambiente per 10 minuti, quindi è perfetta per l'estate, non vedo l'ora di provarla. Poi continuiamo con questo prodotto che non avevo mai provato ed è sempre un prodotto che contiene vitamina C, quindi che rimanda all'arancia, Mesolift C15, concentrato rivitalizzante antifatica, non vedo l'ora di provarlo, 15% di vitamina C pura. Voglio anche aprirlo perché mi sembra bellissimo il pack. No vabbè, ma quanto è bello. Poi sapete che io adoro queste cose, però cioè sembra veramente, dà proprio l'idea di essere un siero super rimpolpante. E ancora qui dentro abbiamo sempre della stessa linea Mesolift, questa qui dovrebbe essere la crema viso, idratante, illuminante, rimpolpante e anche levigante per la pelle. Sì sì, questa è sicuramente la crema, li proviamo già stasera. Non mi ero resa conto di avere così tante cosine da spacchettare, quindi stavo pensando a questo punto, siccome ho ancora un paio di capi di abbigliamento che ieri mi sono totalmente dimenticata come sempre di farvi vedere nell'haul di Shein, ve lo accennavo già stamattina, e quindi vorrei approfittarne adesso, perciò a questo punto magari gli acquisti nuovi di oggi direi che potrei aspettare, perché appunto vi dicevo che domani non sarò qui, quindi penso che tutti possano immaginare dove sarò e probabilmente ci saranno dei nuovi piccoli danni in altri negozi che appunto qui da me non c'erano, quindi potrei aspettare e valutare di farvi vedere tutti gli acquisti di abbigliamento direttamente in un video haul, anche perché è tantissimo tempo che non faccio un haul classico, quindi che ne so, te Zenis, Zara, Bershka, Stradivarius, come quelli che facevamo qualche mese fa. Perciò potrebbe essere carino tenere le cosine che ho preso stamattina per quell'occasione, ma
Già che ci siamo e già che stiamo spacchettando tutte cosine make-up, vi faccio almeno vedere le tre cose che ho preso da MAC. E poi io ho dato per scontato che volevate sicuramente vedere il video haul, ma non lo so, quindi nel caso fatemelo sapere, se mai, se no, aspetto il prossimo vlog, se mai ve li faccio vedere lì. Se invece vi va di vedere un video haul completo con tutte le cosine tutte insieme, che mi sembra migliore come idea, perché almeno posso anche farvele vedere indossate, se no questo vlog viene eterno, me lo sento. Non so, fatemi sapere voi nei commenti, però queste qui voglio già iniziare ad usarle, quindi apriamole subito. Come vi dicevo anche stamattina, ho preso i due correttori, devo dire che mi serviva l'NC24 e ovviamente era l'unico che era finito, però questi due sono gli altri colori che potevano andare bene. Questo qui è lo Studio Fix, quindi il correttore, quello che uso sempre, non so se avete presente, però lo metto direttamente come base e io uso le tonalità più tendenti al giallo, al beigeolino, perché appunto mi sembra che vadano a coprire meglio le occhiaie, perlomeno è una cosa che negli ultimi mesi mi avete confermato anche voi, e quello che avevo io era a parte ormai quasi finito ma anche scaduto, quindi insomma li ho ricomprati entrambi. E poi, già che c'ero, della nuova collezione, credo che sia perché sono veramente rimasta indietro su tutte queste cose, ho preso il rossetto, questo qui è il numero 405 Under the Covers e si chiama Love Me Lipstick, appunto di MAC, e a parte il pack che è qualcosa di meraviglioso, anche il colore è assolutamente proprio delle tonalità che piacciono a me, quindi un nude leggermente tendente al rosa che non potevo non prendere. E già che c'ero, ho ripreso anche la matita labbra, questa che avevo finito, la usavo tipo spessissimo forse un annetto fa, poi boh, l'ho finita, non l'ho più ricomprata, oggi l'ho vista e mi sono illuminato, ho riconosciuto anche il nome stranamente. Questa qui è la Dervish, o perlomeno è come la pronuncio io, però sì, forse farvi leggere la scritta potrebbe essere meglio, ed è appunto la matita labbra quella classica della linea normalissima temperabile, sempre sui toni nude, e mi sembra che stia benissimo anche con questo rossetto, e per di più questa qui è perfetta anche con il rossetto, quello che indosso sempre di Sephora, quindi come l'ho vista, visto che non era sold out e in realtà molte molte cose nello stand, ma anche perché ad Aosta non si era mai visto, cioè adesso magari era da tempo che c'era MAC e io non me ne ero mai accorta, però penso che sia una cosa abbastanza recente, infatti c'era lo stand quasi completamente sold out. Devo dire che sono stata fortunata perché bene o male tutte le cosine che volevo io le ho trovate. Ve l'ho detto che sarebbe stato un bel unboxing corposo, ma è quasi finito. Mancano queste tre cosine che appunto mi sono persa per strada, che avevo ordinato insieme ai costumi su Shein. Ormai oggi forse l'ho detto giusto e ce l'abbiamo fatta. Ma più che altro che è da stamattina che ho qui le cosine, perché ho detto devo ricordarmi assolutamente di farle vedere, ma io nel video ieri, non so chi se lo ricorda, me lo faccia sapere, ma più volte ho detto mi sa che mi sto dimenticando delle cose per strada. Vabbè che trattandosi di un haul di bikini in questo caso sono giustificata, perché questi non sono costumi, quindi mi stava che non li inserissi all'interno del video, però visto che il nostro pomeriggio di questo vlog è tutto un unboxing, oggi mi sembra il momento di farveli vedere, così poi inizio anche ad utilizzarli. Allora, in pratica avevo preso, io sono chiara passione tie-dye e non si vede, devo dire, oggi. Comunque avevo preso questo completino fatto con i pantaloncini super leggeri, super fresco, è un completino tipo del pigiama, credo, proprio per la consistenza che ha, o magari anche da usare eventualmente come copricostume, potrebbe essere carino. Pantaloncini semplicissimi con la culisse e questa fantasia meravigliosa con tutti i toni del fucsia, dell'azzurro, del giallo, che fanno questo effetto stupendo, e la parte sopra la crop top molto carina, sempre con gli stessi colori, i tre bottoncini e taglio appunto a canotta con la spallina né troppo larga né troppo stretta, come piace a me. Poi avevo preso anche, che appunto non avete visto, questo completino, perché mi era piaciuto molto quello, anche a voi era piaciuto un sacco quell'abbinamento del famoso video haul, il primo di Shein, insomma, mi pare che fosse gonna rosa con tutta la parte leopardata sopra in nero e crop top bianco lavoratino. Mi era piaciuto molto sia come mi stava che proprio come vestiva in sé, perché era super fresco, super leggero, e quindi ho preso un'altra versione simile con
la gonnellina fatta così, tutta con le balze di nuovo, tutta svolazzante, bella morbida e elastico in vita, e il crop top in questo caso è fatto di nuovo simile all'altra volta, se non sbaglio quello rosa ha il bordino che riprende i colori della gonna, quindi i due bordini laterali. Invece in questo caso i colori della gonna sono ripresi dai laccetti, perché si chiude qui dietro il collo, e poi dai lacci con cui si chiude dietro la schiena, e anche in questo caso è tutto lavorato con questa fantasia all'uncinetto che mi piace tantissimo, ma è una cosa che si è capita, molto molto carino anche questo set. E per finire, con lo stesso principio sempre di quello verde che avevo preso per quel video, ho voluto prendere, visto che mi era piaciuto tantissimo ma mi sta cadendo tutto, ho voluto prendere anche il completino fatto così, quindi con il crop top che ha la solita manichina morbida separata e poi volendo si può chiudere con il fiocco, però avevamo detto l'altra volta che era meglio non, cioè mi avevate consigliato anche voi di non chiuderlo perché sta meglio effettivamente a fascia semplice. Comunque è sempre lavorato a nido d'ape, adoro il colore, è per quello che mi sono lasciata tentare e l'ho ripreso appunto in una forma simile ma colore diverso. E la gonna è fatta esattamente come l'altra volta, quindi tutta a portafoglio e con la stessa fantasia del crop top. Questi due secondo me sono fantastici, sia da mettere insieme che appunto da usare abbinati ad altro, esattamente come avevamo detto l'altra volta, però in azzurro così, cioè ultimamente l'ho notato anche oggi quando è uscito il video dei costumi, in tantissimi mi avete detto che l'azzurro mi dona un sacco, e effettivamente ultimamente questo colore mi sta attirando a calamita, quasi come succede con il rosa, cioè se la giocano parecchio. Oggi faremo ufficialmente il collasso collettivo alternativo più alternativo della storia, perché sì, me lo sono ricordata all'ultimo, meno male, perché secondo me qualcuno di voi è arrivato a questo punto del video, me l'avrà già scritto, però no, mi sono ricordata, è incredibile, e sono al benzinaio, ero in coda, ma forse adesso è il mio turno. Mi sono ricordata che dovevo mettere benzina, sennò domani mattina, cioè domani non sono ancora certa al 100% di vloggare, per quello che non vi ho ancora detto dove andrò e cosa farò, perché non so appunto se riuscirò a vloggare, però il mio intento è quello di portarvi con me, e quindi se non avessimo messo benzina adesso sicuramente domani mattina vi avrei fatto una testa così tutta di corsa solo per questa piccola sosta che dobbiamo fare. La nostra è la pompa 3. Direi che ci siamo, quindi possiamo quasi andare. Erogazione benzina in corso, quindi possiamo fare questo collasso collettivo alternativo assurdo mai visto prima. 3, 2, 1 e buonanotte, a domani. Non vi mando i bacini perché non so come fare. Una mano è impegnata dalla videocamera e l'altra è impegnata con la pompa della benzina, però ve li mando così. A domani!